C'è qualcuno che se la sente di fare qualche domanda? Avete delle curiosità? Sono... io vi tanto. Aspetta, è il clone di Johnny Depp, amico. No, sta prima, non lo sa. Salve, innanzitutto bravissimo complimenti. A Milano? Sì. Cosa ne pensate di, è una cosa che io odio tutto il cuore, dei talent che inseriscono nel mondo del doppiaggio? Allora io ti dico Nightmare Before Christmas.
dove io ho lavorato con Renato Zero, che è partito da Cantin, che parlava molto così, e invece poi il film avete sentito è bellissimo. Quindi l'importante è che da parte del cosiddetto talent ci sia voglia di imparare, di fare, di dire, che abbia la capacità di fare anche grezze, ma che ce le abbia, e che il direttore sia in grado poi di accompagnarlo man mano. Cioè, non sempre funziona, non sempre la ciambella riesce, io credo di esserci riuscito per le volte che l'ho fatto, però sono d'accordo, perché per esempio Shrek, che è stato, credo, spero siate d'accordo, un grandissimo successo negli anni, non c'era un talent, perché era un talent, ma è una richiesta dei produttori americani, capito? Solo che come ti spieghi di fare i talent nostri? Chi è? Chi sono? Chi sono? Cioè mi sfugge proprio. Poi i giovanissimi vanno in delirio per lo scritto e chi è? Non so bene, non so. Ma l'ho lasciato scegliere, quindi avrei potuto scegliere. Non so se posso dire ancora in un'ultima, ma tanto uscire da tutto. Adesso vuoi aggiungere qualcos'altro? Scusami se interrompo, scusami, no. Non volevo. Forse posso aggiungere che questo è pure una trovata pubblicitaria, nel senso che magari il film non è un filmone e con le quattro voci che portano più persone al cinema, a loro va bene così, ma Ale sì, invece spesso hanno una certa, è stato abbastanza esaustivo per facciamogli un bel applauso.